settimo festival di letteratura di viaggio, credo che è riuscito, come ha detto bene Franco Salvatori, a riassumere tante iniziative. Tra queste, ovviamente sarò molto veloce nel dirvi come non solo con felicità abbiamo lavorato insieme in questi mesi nel preparare il nostro lavoro. E abbiamo due iniziative che si svolgeranno nello stesso giorno nel Palazzo di Firenze, che è a pochi metri da noi ed è la sede storica della Società Tantalieri. La prima iniziativa riguarda un importante impegno che siamo riusciti a realizzare con Arcus. Io vedo qui l'ingegnere Ettore Petrabisso, direttore generale, l'anima vera di Arcus, che ha lavorato con noi in un progetto che è stato ideato da Paolo Peruffo e con la regia di Lamberto Lambertini. Sono tutte e tre le cantiche di Dante. Abbiamo realizzato l'Inferno, adesso abbiamo terminato il Purgatorio, speriamo di andare in Paradiso, se il Paradiso poi esiste, non c'è dubbio che esiste, quindi per ora siamo al Purgatorio. Allora, qual è stato il concetto in breve di raccontare Dante dopo Benigni, dopo Gassman, dopo Carmelo Bene? È stato semplice, il viaggio. Attraverso ogni canto, è un DVD, e ogni canto racconta una parte d'Italia. Abbiamo scelto Napoli come avvio della Divina Commedia, entrando nei vicoli dei quartieri spagnoli, e lì nasce questo straordinario viaggio che si dipana attraverso tutta un'Italia che è un'Italia minore, diremmo noi, l'Italia che sta a fare le cose ancora con le mani. Siamo andati nella fonderia Marinelli di Agnone e il canto di Paolo e Francesca è il quinto canto ed è la storia della fusione di due campane. Insomma, il 24 voi vedrete in questo mega schermo proiettato sul muro, aperto ai giardini di Palazzo Firenze, aperto al pubblico, questo lavoro, e questo lavoro in parte finirà nelle biblioteche romane, ma insomma non devo essere io a dirlo. Io posso dire soltanto che il fatto che Dante esca dai luoghi sacri ed entri nelle biblioteche, parli, colloqui con la gente, da questo punto di vista è importante. L'altra manifestazione, e quindi vado a concludere, è una mostra che noi realizzeremo di Carlo Ludovico Bompiani. Qui sono presenti i figli che hanno donato circa 80 opere che il loro padre realizzò su una suggestione di Monsignor Fallani e del poeta Rivosecchi. Gli dissero a Bompiani: vai e dipingi tutti i luoghi danteschi. E devo dire, questa raccolta straordinaria, c'è la torre di Romano del Zerbino, c'è la Lunigiana, sono dipinti a olio che noi realizzeremo. Poi ci sarà una rappresentanza del Ministero degli Affari Esteri, perché questi cofanetti sono stati, oltre che realizzati con Arcus, sostenuti dalla Direzione Generale degli Italiani all'Estero e inviati in tutte le comunità italiane all'estero che li stanno usando come materiale didattico, di studio, ma anche di grande ammirazione per un'Italia. Mi vengono in mente le immagini del castello di Federico II giù in Puglia. Sono immagini di un forte impatto emotivo, o a Mozia, nelle saline di Mozia, o sulle montagne delle Dolomiti. Quindi questi sono i due viaggi importanti che noi faremo in Palazzo Firenze. C'è una terza cosa che mi piacerebbe poi sviluppare insieme alla Società Geografica e alle biblioteche, a tutti gli amici Federculture, e sono i parchi letterari. Da Dante ha acquisito anche 20 parchi letterari. Domenica sono stato al Dante Festival di Ravenna e abbiamo presentato Le Terre di Dante. È praticamente la riattivazione del trenino che da Faenza passa e arriva giù fino a Firenze, toccando tutti i luoghi danteschi, e i parchi letterari rappresentano da questo punto di vista un ottimo sviluppo del territorio. Mi sono dilungato forse troppo, ringrazio molto tutti voi per l'attenzione
che volete dare a questa iniziativa. Ringrazio chi ha sostenuto questi progetti, ma soprattutto lodo particolarmente questa iniziativa del Festival della Letteratura di Viaggio, per la quale la Dante ha messo a disposizione e metterà a disposizione anche per le edizioni future il massimo impegno e la massima collaborazione. Grazie a tutti. Grazie a te.